E la vigilia di Pescara Padova, ci sono diversi dubbi, intanto le indisposizioni, o meglio le defezioni certe, quelle di Canutè, quella di Balzano che è squalificato e naturalmente anche Del Grosso che sarà sicuramente, tornerà sicuramente a disposizione per il match interno con lo Spezia di domenica 3 marzo. Ci sono tre confronti ravvicinati, domani il Padova alle 15 all'Adriatico Giovanni Cornacchia, poi ci sarà naturalmente il confronto di Benevento in programma martedì e la super sfida con inizio alle 18. Il dubbio legato alla sostituzione di Balzano, secondo noi giocherà Gravion nel ruolo di terzino destro con Ciofani sul versante opposto, ma attenzione perché Pillon ha detto testualmente: devo ancora verificare le condizioni di Campagnaro che convive con i soliti problemi di natura muscolare. Secondo noi alla fine Campagnaro ci sarà domani al centro del reparto arretrato insieme con Scognamiglio. Poi tutto invariato, Crecco confermato a centrocampo insieme con Brugman e Memuscia e naturalmente Marras trequartista alle spalle dei due attaccanti Mancuso e Monachello. Il Padova col 3-5-2, non ci sarà Bakogu, non ci sarà neanche Lollo nell'11 di partenza, non giocherà Clemenza, questa è un po' la notizia della vigilia. Dunque il trequartista ex Ascoli di proprietà della Juve partirà dalla panchina, ma andiamo ad ascoltare le dichiarazioni salienti della conferenza stampa della vigilia di Pillon. Dipende molto anche se ci sarà Campagnaro o meno, ecco questo un po' il discorso. Devo vedere questa situazione qua e lo sapremo solo domani mattina quando proveremo il giocatore, insomma, ecco. Abbiamo provato in settimana Pinto, Perotta, abbiamo provato in quella situazione lì, non scordandoci che Ciofani ha fatto anche quasi 25 partite a Frosinone da terzino sinistro. Gravion terzino destro è più di una ipotesi, è un ruolo congeniale alle sue caratteristiche. Secondo me è un giocatore che ha delle potenzialità per poterlo fare molto bene quel tipo di ruolo, però lui può fare il centrale, ha delle attitudini anche fisiche che può fare tutti e due i ruoli. Diciamo che sarà il nuovo step da superare, no? Una squadra che presumibilmente non concederà spazi. Sicuramente. È una squadra che non ti concederà molto spazio, perciò sarà molto importante anche le palline attive, le varie situazioni che ti capita l'occasione, essere precisi. È d'accordo che domani servirà soprattutto molta qualità contro una squadra che si chiuderà a riccio? Sì, sono d'accordo su questo, ci vuole la qualità tecnica, ma soprattutto scegliere i momenti giusti della partita, nel senso che quando tu hai l'opportunità di affondare bisogna essere molto cinici con una squadra così, perché ti concederà poco. Io credo che dobbiamo essere molto concentrati sul prossimo obiettivo, che sono i playoff. Io vado per gradi. Cioè lei è d'accordo col presidente? No? No. Io sono d'accordo su quello che dico io, nel senso che io dico che il mio obiettivo prossimo è raggiungere i playoff. Una volta che avrò raggiunto quello, poi vedremo come sarà messo. Io non voglio far calcoli. Quindi, lei sta dicendo, Sebastiani, il presidente sta esagerando. No, non ho detto questo. Questo l'hai detto te. Io ho detto che sto pensando al prossimo obiettivo, che è quello di raggiungere i playoff. Una volta che avrò raggiunto quelli, poi ragionerò. Io ragiono così, ma è giusto che il presidente faccia le sue deduzioni, insomma.